Un musicista e un fisico tedesco ha cercato di rispondere a questa domanda. La musica si può vedere? Quello che ha fatto è stato prendere un piatto metallico, metterci sopra del sale, collegarlo ad un altoparlante, accendere la musica e il risultato è davvero incredibile. Lo andiamo a guardare. Mi raccomando, a guardare. Questo significa che l'ideale sarebbe togliere l'audio, anche perché lo consiglio. Le frequenze utilizzate sono piuttosto fastidiose. Sprinkle a little more, please. You could just say sand, just to be clear. 1033? Chiaro quello che sta succedendo, le frequenze fanno vibrare questo piatto e al cambiare delle frequenze cambiano anche i disegni che ne derivano. Sempre più o meno su questo tema mi viene in mente una canzone di qualche anno fa, Discoteca Labirinto, non so se ve la ricordate, è una canzone di Subsonica insieme ai Blu Vertigo. Il video è stato girato appositamente per i sordi. Da dove nasce l'idea di questo video? Da questa semplice considerazione. Come un cieco può immaginare paesaggi ascoltando un brano, così il sordo può percepire una melodia guardando il video. Quindi, che cosa fanno? Costruiscono questa macchina che traduce il suono nel movimento. All'inizio viene proprio spiegato bene: questa luce rappresenta il rullante, questo movimento le tastiere, eccetera, eccetera. Ne andiamo a vedere anche qui uno spezzone. Quello che mi colpisce in questa realizzazione è la conclusione a cui sono giunti. Riporto testualmente le loro parole, le leggo per la verità. Da una parte abbiamo cercato di rendere fruibile alle persone sorde il senso della musica, che è fatta di suoni e di segnali. Dall'altra parte, e per me non è meno importante, abbiamo voluto ricordare al pubblico normale, quello che ascolta i dischi e guarda i videoclip, che pur esistendo un mondo senza suoni, non esiste nessuno con cui non sia possibile cercare di comunicare.